Ok. Forza. Prego. Padre, che facciamo? Mettiamo una alla volta. Però facciamo prima qua. Ma facciamo una alla volta la benedizione. Vi ringrazio. Insieme a lui. Dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. Continua perché non finisce mai. È un susseguirsi. Certo, c'è il dolore della perdita, ma ecco, la loro presenza è sempre vicina a noi, una presenza forte. E come avevo letto la descrizione della morte, che forse per noi gente di mare, si capisce, dice, come la barca che va sul mare, a un certo punto all'orizzonte non la vediamo più noi, ma dall'altra parte la vedono perché incominciano ad avvicinarsi. Sì, però ragazzi, sì. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha egli di sottomettere a sé a lui la luce perpetua e così in pace. Amen. Beh, chiediamo al Signore l'anima di Simone e soprattutto i genitori, che Simone sta in cielo sicuramente, i genitori come le altre mamme e papà hanno bisogno del sostegno. Il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Spirito Santo, quindi anche lei una porta agli altri figli della sua vita. E come si fa? Il ricordo per mandare via è una cosa impossibile, perché oltretutto non ci possiamo mai dimenticare, perché non è che sia una cosa casuale. Questi sono ragazzi che c'è una causa, perché stanno qua e c'è una causa perché l'hanno fatto, c'è una causa perché è successo, è la Salernitana, e purtroppo a malincuore quest'anno dobbiamo dire che la Salernitana ci lega a tanti ricordi brutti, stando qua tanti ricordi brutti, però oggi insieme agli altri amici dei club siamo qua a ricordare il 17° anno, come ogni anno. Non avete mai voluto abbandonare le famiglie, insomma? Ma come si fa ad abbandonare? Abbandonare è una cosa che non lo so come interpretarla, questa tua domanda, abbandonare. Noi non abbiamo mai abbandonato le famiglie, perché noi sicuramente possiamo avere un ricordo, sicuramente il ricordo si mette solo il dispiacere, però dobbiamo capire comunque la sofferenza dei propri genitori. Perdere un ragazzo di 15 anni, 16 anni, ragazzi, non è una cosa bella.
lo so, io anche se effettivamente anche in famiglia ho passato dei brutti momenti, perdendo anche dei cari, però no a quest'età, poi a due passi da Salerno, a due passi dalla propria abitazione, oramai stavano a Salerno, come si fa a dimenticare? Oggi mi sembra che è successo ieri, diciamoci la verità, nessuno può dimenticare come io, come un amico Giancarlo, come tutti quanti che siamo qua stamattina. Noi ogni anno, questo è il 17° anno, commemoriamo sempre questi ragazzi perché ci appartengono, perché sono parte della città, sono parte integrale della città e quindi siamo legati moltissimo a loro, anche perché il calcio è cambiato e quindi è l'unica cosa che ci rimane, è la maglia, l'attaccamento alla città, perché da quello che stiamo vedendo adesso, calciatori che ormai non onorano più la maglia ma sono diventati mercenari, società che pensano solo ai bilanci, ai business, l'unica cosa che ci rimane è l'attaccamento alle proprie radici, e questi ragazzi, anche se non ci sono più, però per la causa sempre della maglia della Salernitana, li ricordiamo sempre con immenso piacere e con immenso affetto. Beh, sicuramente, mi sembrava il minimo. Innanzitutto porto i saluti della proprietà nel presidente Rodrigo di Mezzo Roma, il direttore sportivo Fabiani, la società e tutta la squadra, che essendo in permesso rientrava oggi da i tre giorni avuti dopo la fine del campionato. Io mi ritrovo dopo l'anno scorso di nuovo qui a commemorare questi quattro nostri fratelli, amici, che sono scomparsi 17 anni fa. E mi ricordo che l'anno scorso gli dedicammo la vittoria del campionato. Mi auguro che da qui a qualche giorno possiamo dedicargli anche la permanenza in Serie B, visto che loro per una partita assurda hanno perso la vita proprio per andare a vedere la nostra squadra, la nostra fede, e quindi mi sembra doveroso star qui a dedicargli tutto quello che può essere nell'ambito della città di Salerno, della Salernitana. Sono state dette moltissime parole, credo che in questo momento il silenzio sia meglio di tante parole dette, e quindi non ci rimane che ricordarli ancora una volta e ricordare che questi quattro ragazzi hanno dato la vita per la nostra città, per la nostra squadra, quindi rimane indelebile il ricordo di quattro meravigliosi angeli che ci guidano da lassù.